L'emigrazione al nord Italia, ed in Germania in particolare, ha svuotato cariati dalla maggior parte dei giovani. I figli che vivono fuori spesso mi telefonano preoccupati per chiedere notizie dei propri genitori, che sono per lo più assistiti da brave e promulose badanti dell'est europeo. Quando vengono a paese per le ferie i figli emigrati, portano chili di pillole di rimborso, bustine di vitamine e pomate per i dolori. In particolare si affannano ossessivamente per far effettuare ai genitori anziani vari controlli clinici ed esami di routine. Spesso a fine vacanza riportano con loro nelle città del nord per farli visitare da grandi specialisti, a volte per cose banalissime. Ho notato che tutti i figli che vivono fuori, lontano dai genitori, si radica un mal riposto senso di colpa che riporta ad azioni buone nell'intenzione, ma a volte deleterie nella sostanza. In pochi giorni visite ortopediche, cardiologiche, neurologiche, geriatriche. I poveri anziani, afflitti più delle volte dai malanni dell'età, vengono sottoposti a veri tour de force stressanti per cercare la soluzione a ogni piccola cosa. Il ronzio nell'orecchio, il dolore del ginocchio, l'innocua macchia della pelle. Nella società moderna è talmente radicata la cultura del benessere assoluto che non si è disposti a tollerare il più piccolo malanno, nemmeno in tarda età. Tale ossessione salutista diventa spesso essa stessa patologia, nonché sconfinato strumento di guadagni per le lobby delle case farmaceutiche, che hanno tutto l'interesse a medicalizzare ogni piccolo problema. Quando tornano dai controlli specialistici dal nord Italia, vengono a relazionarmi in ambulatorio. Alcuni picinosi, sapete che significa picinosi? Sì. Si dilungano in un preambolo estenuante e prima che riescano a dire qualcosa di utile dal punto di vista professionale, fanno la sceneggiatura di una fiction. Come Sarafella, campionessa assoluta di prologo prolisso e superfluo ai fini della diagnosi. Per informarmi della terapia prescritta dal luminare, ha cominciato a dirmi che, su invito del figlio maggiore, è andata a fare una visita specialistica buona a Bologna, che era partita con la macchina di Giovanni perché quella di Ciccio era piccola e scomoda. A Bologna avevano trovata la nebbia ed un maledetto freddo. Fortuna che la casa di Giovanni era calda e accogliente. L'aveva comprato con un mutuo e lei l'aveva aiutato con i buoni fruttiferi postali, perché che vuoi, usul a che ne vira scarfa. Ha aggiunto che la nuora le aveva accolti con calore e si era dimostrata tutta un'altra persona rispetto ai primi tempi che si era sposata. Aveva preparato proprio una bella cena a base di tortellini fatti in casa, senza carne però, perché sapeva che lei soffriva di acido urico e non poteva mangiarne. Poi a dormire in un bel lettino. Inspirando di soddisfazione, ha continuato a raccontare che la mattina dopo, alle 8 in punto, si trovavano già nello studio del professore, di cui non ricordava bene il cognome, Lazza, Laranzino, ma non mi ricordo tutto bene il cognome. D'altronde ricordava tante cose, ma questo benedetto cognome del professore non gli era rimasto impresso in mente. Dottor, per farla corta, per farla breve, siamo arrivati allo studio del professore. Tutto questo tempo senza raccontarmi ancora nulla dal punto di vista proprio che, così, ai fini della diagnosi, perché io potesse questa sceneggiatura, questo prologo che si ripete spesso nei nostri pazienti anziani soprattutto. Ma studio, tutta l'ignama pregiata. E che poltrone belle che aveva questo professore, di vera pelle. L'assistente era una bella brunetta che sembrava una delle nostre parti, una moglie che c'era pari. Non appena il professore ci ha visto, si è alzato con educazione, ma professore, alto fino al tetto. Poi tutto semplicemente professore non di tanto, tutto altissimo, tutto fino al tetto. Non penso dopo, almeno 2 metri e passa. Senza offese per i medici nostri, che non sono dalla stessa altezza. Ma giù la mano con una forza, che avrei dovuto dire, pianta professore, ma sta facendo male. Era talmente esperto che l'aveva capita, malgrado avesse parlato in dialetto.
ma anche perché venivo ogni anno a Ciro Marina a passare le ferie col dottor Ciccioletto, suo compagno di studi universitari. Che bravo uomo che era! Conosceva il vino di Brandi e la sardella piccante di Galianti, tanto che se avesse saputo l'avrebbe omaggiato con un bel boccaccio delle sue provviste. Ma gliel'avrebbe portata senz'altro al prossimo controllo, di quella buona impastata col pepe rosso di Longobucco. Un senza preoccuparsi, un professore, perché pensare lume è. Sarebbe andata avanti per un'altra mezz'ora a descrivermi la giacca, gli occhi, gli occhiali e il telefonino del professore, se non fosse spillato provvidenzialmente il telefono e mi fossi inventato che era per una visita urgente. L'ho esortata ad essere più sintetica e a dirmi che terapia l'avesse prescritto di nominare. Esortazione inutile. È ripartita con la seconda parte della sceneggiatura. No, dottor, dovevi vedere che visita bella che mi ha fatto. Ma stise su burettina, mi ha mandato con un martello di noce, mi ha mandato un pugno di spade, mi ha franciato la trippa bella bella con la stretta, mi ha mandato un pugno su burina, a buono conto mi ha fatto una scatriata a radretta. Quasi mamma mi ha massacrato, mi ha fatto veramente male, ma così si fanno in riviste mediche, dottor. Gli avevo portato i raggi per sputare la nostra incariata, o l'ha voluto manco venire. Ma ha detto tutta era una brutta artrosa, o l'ha chiamata proprio così. Un'altra parola ha detto, usa come parla questo professore di titano, ma ha segnato una bella cura, ma ha scritto tutto qua. Guarda, dottor, ma visita, una visita buona a pagamento. Hai pagato 300 euro, ma ne è venuta a pena, sante benedizioni. Mo spiego bello bello come manda a fare cura, sta cura dottor, ma pare che tu soffissi, non vorrebbe comparare, legge per vino come di per medicina. Su queste parole finali sono riuscito a strappare delle mani la prescrizione su carta pergamenata con sfondo giallo paglierino per mettere fine a una visita che stava sobillando giustamente gli animi dei pazienti in sala d'attesa. Sotto il nome e cognome e i vari indirizzi di studi sparsi in 5 città del nord Italia, c'era la preziosa prescrizione del collega. Nimesulide granulare, una dopo pranzo e una dopo cena. Lansoprazolo, una la mattina dopo colazione. Lo specialista plurititolato aveva prescritto a Zarafena la solita bustina di Aurin e il Lipidex come protettore gastrico, farmaci che prendeva già a cicli da circa 5 anni. Il dottor Lazzarini, o Lanzarone, non aveva segnato le medicine col nome commerciale, ma ha trascritto il principio attivo per differenziarsi dalla terapia che aveva portato con sé la paziente, quella prescritta dal medico di famiglia calabrese. Tutto questo per giustificare la parcella salata e la scorta a vita della nostra buonissima sardella. Non ho mai rivelato a Zarafena questo artificio furbesco per non deluderla e per non scatenarla in una guerra contro il figlio. Per una bustina di Raulin, mi ha portata a Bologna e mi ha fatto spendere la mesata di pensione. Via, via! La terapia del collega specialista funzionava benissimo sui dolori atroci di Zarafena. Ma che professore bravo che ci sono a Bologna, dottore!